dal buio alla luce. È solo un piccolo assaggio del suo nuovo splendore, quello che il Ponte Vecchio di Bassano ha mostrato di sé nella prova tecnica effettuata nel tardo pomeriggio di sabato 14, sotto gli occhi incuriositi di un capannello di persone. Stiamo facendo innanzitutto dei test che poi vedremo con la sovrintendenza fra circa una decina di giorni. Sono dei test che si dividono in due parti, la parte sul piano di calpestio, che sono le vecchie lanterne che voi avete visto, che vedete installate con un sistema a LED rispetto al tradizionale che c'era prima e con una luce, con due tipologie di luce, una più calda e una un po' più fredda. La forma delle lanterne è rimasta la stessa e saranno 8 in tutto sopra il piano di calpestio. Poi c'è la parte che emerge dall'acqua del Brenta con i rostri e le stilate. Abbiamo due scenari in questo momento, uno più illuminante e l'altro un po' più buio, e appunto per andare a vedere quali sono le differenze rispetto all'illuminazione del piano di calpestio. Sarà installato nei prossimi giorni anche un sistema di dimerazione, questo per dare più o meno intensità alla luce e capire qual sarà poi l'effetto finale che con la sovrintendenza andremo in qualche maniera a concordare. Bellissimo vedere il nostro ponte che torna verso la vita e speriamo che il risultato finale sia soddisfacente, nel senso di valorizzare il nostro ponte in una maniera che sia anche suggestiva, oltre che rispettosa della sua forma e della sua storia. Il lavoro dei sommozzatori, della protezione civile e dei tecnici della ditta incaricata si è concluso dopo circa 3 ore. Le imbragature, le divise, la presenza delle telecamere ha incuriosito i passanti. Alcuni spaventati hanno chiesto se qualcuno si fosse buttato in acqua. Non era così, evidentemente, anche se i capannelli di persone potevano farlo pensare. Si attende adesso la fine dei lavori anche sul lato angarano e la stesura del pavimento, con la conclusione del restauro prevista per marzo. Una volta scelta anche la tipologia e l'intensità della nuova illuminazione, testata solo in un paio di punti, questa sarà applicata a tutta la struttura, riportandola finalmente a nuova vita a beneficio di bassanesi e turisti.